Ciao tesori, buongiorno e benvenuto in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui perché stiamo per fare una cosa che... molto cioccolatosa. Esatto. Oggi facciamo una cosa che comprende due cose: cioccolato e un po' di cioccolato. Tutti le formine! Allora, l'idea è quella di fare delle formine di Halloween barra autunnali. Esatto. Prendiamo dei cucchiaini? Beh, prima è cioccolato. Sì. Ah, c'è un pezzettino di cioccolato. Questa te lo siamo mangiato prima. Più che altro non mi sono accorta che erano un pochino troppo piccoli. Ma per fortuna che ho preso questo. Questo qui lo colleghi e ti viene il 3D. Quindi effettivamente ti dovrebbe venire la... Comunque adesso vi mostriamo tutte le forme. Esatto. Allora, come stavamo dicendo, questo. Qui abbiamo dei teschetti, queste sono delle foglie autunnali, quello che vi dicevo prima. Qui abbiamo dei cervelli. Qui c'è la luna, ci sono un sacco di cose fighe. Qui ci sono tante altre cose con scritto addirittura Halloween. Tutti pipistrello. Guarda cos'è volato qua nel mio bagno. Pipistrello. E tanto, tanto altro. Abbiamo fatto. Questo sta escluso. Allora io direi inizio a sciogliere prima il cioccolato al latte. Buono cioccolato al latte. Non penso che ne serva chissà quanto, però un pochino lo mettiamo. Allora iniziamo da questo. Mamma, hai preso del gelatina blu. Dobbiamo mettere il cioccolato qua tu dentro li apri a sciogliere. E io li metto. Ok, onestamente non so quanto ce ne possa servire. Sì, sì, sì. Onestamente non lo so proprio. Rilassi. Quanto mi piacerebbe fare. Anche a me tanto. Tipo, mettiamo queste microonde. Vai. Ogni tanto dobbiamo prendere e girarlo. Già si sta sciogliendo un po'. Perché stava un pochetto, poco. La mia paura è quella che tipo si possa bruciare. Non lo so, quindi aspettiamo. Yes. Fatto. Ok, scegliene una intanto. Questa qui dei teschi. Mamma mia, quanto scotti tu, tazza. Non scende. Ah. C'è qualcosa di più piccolo. Cerco qualcosa. Tipo le cannucce. Le cannucce. Come non ci abbiamo le cannucce? Vabbè, mi stanno venendo malissimo. Perché con questo è troppo grande. Ripuliamo i contornini. Perché oltretutto non si è andato a mettere completamente. Posso fare questo? Questo è facilissimo. Ovviamente non li faremo troppo sottili. Allora, questi verranno leggermente sporchi perché ormai è andata. Io penso che il miglior metodo a questo punto sia questo. Cioè che ce lo metto sopra torta e trascino. Credo, ma non lo so se è il miglior metodo. Tipo a fetta biscottata praticamente. Proprio non li ho. Prendete esempio da quelli come noi. Per cosa? Per questa bravura. Questi qua invece che saranno tecnicamente neri, li voglio fare col cioccolato fondente. Perché tecnicamente... Anche io lo voglio fare. Sì, allora ti faccio vedere questo qua invece. Lo dobbiamo riempire tutto quanto. Con un genietto piccolo. E la mamma un genio grande. E grazie. Prego. Non sa di che. Guarda un po' come ci sto guardando. E che famiglia sette sei ritrovato. Siamo una famiglia bravissima. Allora, da così non si dovrebbe muovere in teoria. Allora. Guarda che sporchi di meno, guarda che genietto. Ora vado di questo fondente che è il mio preferito. Ne faccio un po'. E questi tesori, ciao tesori. Ma chi è che ha perso un soldo? Io ho pensato, dato che mamma sta mettendo a fare quello scuro, dato che mamma ha fatto un casino con questo perché... per finire ha messo qui. Io ho pensato di questo farlo a bicolori. Oh, che buon odore! Quando diventa bello quando vado a casa dei nonni. Mio nonno mi fa sempre la cioccolata calda con i biscotti. Non so se questa cosa è vera, ma è vero che se io metto il cioccolato così, letteralmente la tavoletta, e poi ci aggiungo il latte e creo la cioccolata calda? O sì. Perché io ho preso sempre quella in bustine. Sta facendo precisissima dall'altro lato. Che stai combinando, mamma? Mamma, che stai combinando?
Mamma sta cercando di fare... Mamma, che stai facendo? Mamma fa i disegnini. Mamma fa gli sastri. Tu lasciami fare, lascia fare. Mamma fa piccoli grandi disastri. Non mi fa impazzire il mio metodo, onestamente. Guarda la stregretta. Comunque, non vi abbiamo detto una cosa, che questi, ovviamente, per voi sarebbe tac, già pronti. Invece no. Perché no? Ci metteranno un pochetto. Già, voi lo vedrete tipo in un secondo. Tra 3, 2, 1. Sono usciti benissimo. Oh! Guarda! Che figo! Guarda! Che figo! Io ho paura che non arrivano alla fine del video con Zoe, però. Guarda! Ecco, appunto. Cioè, io li metto, Zoe continua a buttare a mangiarsi. Bello! No, vabbè, raga. No, vabbè, raga. La zucca, oh mio Dio, la zucca è venuta perfetta. Ok, io mi mangio più tardi. Oh, il cappellino. Cappellino della strega. Altra strega. Questo mi si sta sciogliendo in mano. Qui abbiamo pipistrellini usciti benissimo. Pipistrello. Alcuni, bello, alcuni si rompono. Le zucche stanno venendo bene. Scusate, è un po' splatter così, non è bello da vedersi. Anche questo. Allora, diciamo che il cioccolato sporca tutto, quindi non è facilissimo. Io non vedo l'ora di mangiarli. Anche qui le stelline, le cose, no, ma si sciolgono in mano praticamente, purtroppo. Cioè, l'unica fa così, ma non sempre scendono. No, alcuni si rompono, nemmeno si riesce a toglierli. Allora, questa dovrebbe essere venuta. La zucca è venuta, madonna, raga, che brutto così. Voglio assaggiarne uno. Buoni gesti. Amori miei, mezzo big fail, tranne per la zucca, che è veramente la parte più carina. I gesti e la zucca. Quindi ci vediamo nel prossimo video. E la strega. Anche la zucca è carina. Ci vediamo nel prossimo video, amori miei. Questo è un po' un epic fail, però ci siamo divertite, dai. Tantissimo. L'importante è quello. Love you. Al prossimo video.